da un po' che si rivede. Ma guarda come si è vestito questo. Guarda come si è vestito. Oh, ma chi è quello? Che vuole? Che vuole? Smettetela di prendere in giro il papà Tradino. No, io non la seguo. Perché la devo seguire? Seguimi o le faccio saltare la cervella. Ma non è possibile che sono finito qui dentro un'altra volta. Salve, sono Game Time e oggi siamo con Frostinox. Siamo stati rinchiusi in prigione con Luca.exe. Dobbiamo scappare, la prigione dei Paw Patrol. Mille mi piace per il prossimo video. E iniziamo subito con... Dobbiamo cercare, cerca qualcosa per scappare. Lui sta dormendo, credo, perché lo vedo fermo. Cerca qualcosa, io non trovo niente. Ho trovato... delle spade, due spade Rainbow. Me la dare... ho trovato un piccone. Aspetta, vai. Anche tu vedo. Pronto? Sì, sì. Vai. Ma non fa niente lui. Sta dormendo. Si è accorto. Prendi il taser. Scappa. Fa troppi suoni. Sfonda la porta. Ok. La polizia. Se mi ammazzano rispawno lì dentro. Me le do. Mazziamoli. Dammi la spada. Ce l'hai tutte e due. Vieni. Ah, si è accorto. Gli disattivo l'allarme. Vieni. Grazie. Che suoni. È partito l'allarme, signor poliziotto, se ne torna a casa, grazie. Questi vanno fatti fuori tutti, perché sennò dicono ai loro capi. No che muoio, che torno. Torno in cella. Il loro capo mi sa che è qualcuno che conosciamo. È probabile, lo scopriremo alla fine. La televisione. È probabile, che è tanto che non la vediamo. Ammazzi! Ok, questo è l'ultimo, mi sa. Sono gli ultimi due. Ce l'hanno tutti con me. Oh mio Dio. Fallo fuori. Bravo. La bag, okay. Aprila, cosa ti dà? La bag? Sì. Niente. Ok, perfetto. Ah, questa. Mi ha dato un ascia. Io sfondo la porta. Ma a proposito, ma noi non dovremmo poter uscire da di qua? 1111. No. Serve un codice, andiamo. Andiamo che serve un codice. Lo dobbiamo trovare assolutamente, ragazzi, perché dobbiamo uscire di qua. Io non ci sto un minuto di più dentro questa prigione orribile. Non ci sto più. Allora, distruggiamo le porte. Solo perché ho parlato di una... Oddio, solo perché il Paw Patrol era vestito male. Mitragliette! Si ragiona. Siete arrestati per questo. Ma io sono stato arrestato perché ho semplicemente fatto... Cos'è? Ah, la mitraglietta. Solo perché ho fatto dei commenti su il maglione di un tizio. Allora sono stato arrestato. Vi sembra giusto? A me no, sinceramente. Poi fatemelo sapere voi qua sotto nei commenti. E fatemi sapere se avete mai vissuto delle esperienze di prigionia su Minecraft. E i primi tre che lo scriveranno saranno salutati nel prossimo video da me medesimo, e me lo ricorderò sicuramente. Quindi fatelo. Okay, sono morto. Sono morto, è impossibile, A meno che non trovi delle mele, delle golden apple, è impossibile. Ammazzali. A me mi stanno continuando a far fuori, non riesco neanche a caricare l'arma. Li ammazzate tutti. Ma li ammazziamo con questa pistola? No, questa pistola toglie troppo poco. Non serve a niente. Ah, il taser, non serve a nulla il taser. Aia. Fanno troppo male i poliziotti, morite. Cosa ci state a fare qua dentro? Siete stati assunti da un cane con il papillon, Rosa. E non posso permettermi di fare commenti su un papillon. Che vengo arrestato. Ma va a cacare. Mi ha dato roba. Quante bag? Non le avevo viste. Aspetta che le apro. Ok. Questa non fa niente. Questa ho l'impressione che mi può servire più del piccone. Ok. E questo. Titanic Helmet. Andiamo. Oh, qua c'è lava. Attento ai poliziotti che se ti sparano ti fanno cadere. Ci sono blocchi invisibili. Bravo. Se mi spara. No! Fate schifo. Perché non prendo fuoco? Ah, è vero, probabile. Ok, c'è Paw Patrol. Si è svegliato alla fine. Andiamo, vaffan. Andiamo. Corri. Vabbè, ma che poliziotti ci avete? Ma quanto fate cacare? Vieni. Ti ammazzo nella lava. Vieni, schifoso. Okay. Vieni, sei le palle. Con la pistola, io ho la spada e te mi spari, schifoso. L'hai comprata all'IKEA? No, aspetta, dall'IKEA non si compra le pistole. Dov'è che si comprano le pistole? Nel Dark Web si compra. No, non è vero, si comprano in cartoleria le pistole. A 1,99€ te le vendono. Ah, sì, è vero, ne ho preso un paio per la scuola. Wow, cacheraggio, super mega epico, scappa. Salta perché se non salti schianti lì, Ok. Io non sapevo che si schiantava. Sfonda la porta, bravo. Attento.
C'è gente, c'è Luca.exe, guarda quanti ne hanno messi qua per non farcelo salvare. Povero Luca. Hanno attivato l'allarme. Morite! Morite! Non ci diamo. Dovete schiantare male, vengo. Ok. Oh, c'è Papatro che sta impazzendo, ha paura pure lui. Spara a questa gente, spara. Ok, ammazziamo. Ma hanno degli scheletri. Ma non sono poliziotti, sono criminali. Lo so, probabilmente sono tipo poliziotti travestiti. Ok, un attimo. Ma il Papatro ci aiuta, il Papatro. No, il Papatro ci sta facendo del male. Apro a Luca. Luca, sei. Ma vaffan. Sei libero quasi. Vai, è libero, ok. Adesso dobbiamo soltanto entrare nel cavo e possiamo cercare il veloce per uscire. Stanno avvertendo altri poliziotti, dobbiamo fare il prima possibile. C'è Luca. Lo so, l'ho liberato. C'è Luca.ex. Come c'è Luca lì? Fermo un attimo, fammi vedere. C'è Luca di Aspigio. Sì, i poliziotti se non si leva. Cosa ci fa qui dentro? È Luca di Aspigio. Ma perché? Easter eggs. Dentro una cavolo di prigione trovo degli easter egg. Fatemi sapere se qua sotto nei commenti se l'avevate mai visto voi quel tipo di Luca. Oltre il punto X che conosciamo tutti. La pistola si è buggata, non la posso più usare. Morite! Vi spado! Morite tutti! Guarda che pioggia di proiettili! Sono una cavolo di mitraglietta. Te li metti in casa, questi ti fanno fuori tutti gli zombie. Cosa ne pensi, Frostinox, di questi schifi? Aia, che ma questi piloti, ma non sono neanche poliziotti, questi sono criminali, questi sono terroristi proprio. Ma fa, questa roba fa dannissimo, mi sa. Oh, non mi fanno neanche avvicinare. Aia. Guarda, non. Morite. Me la doro. Guarda! Frost, aiutami, che qua mi ammazzano. Ammazzali, Frost, ammazzali. Ottimo, ragazzi. Faccio una cosa, io se riesco. No, non riesco. Bravo, andiamo, corri. Apri. Quanta roba, prendi tutto, questa roba prendi, ci ripagherà. Prendi. Questo ci ripaga di tutte le angherie. Probabilmente il Papatro cercherà di difendere a tutti i costi il codice che sta nella stanza qua davanti, Dobbiamo ammazzarlo. Non c'è altra cosa. Ma siamo ricchissimi a vita, mi sembra. Io affronto il Paw Patrol, tu continua a rompere. Guardalo che è lì che protegge tutto. Vabbè, ma sei una cacchetta. Quelli morivano con 3.000. 4-3-5. Usciamo di prigione. Questo rinasce, ma io lo ammazzo ancora. Biscottini inglesi. Muori. Niente. Corri, Frost, corri, Frost. C'è un problema perché non si può saltare. Ci ha preceduti, ma io c'ho il codice. 4-3-5, fanciulli a tutti. Oh, siamo liberi. Me ne vado. Oh, ci sono i poliziotti. Ci sono i poliziotti, ci hanno seguiti. Luca.x è libero, può uscire quando gli pare. Mangia la mela d'oro, dobbiamo farli fuori tutti così non ci rintracceranno più. Abbiamo finito, Frost. Sì, io sto sparando come se fosse un domani. Vai. Sono quasi morti tutti. Vai. Guarda quanto sparano. Intanto vi invito ad iscrivervi e lasciare la campanella, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi video. A seguirmi anche su Instagram per non perdervi nessun aggiornamento sui prossimi video. Passate da me. E a passare anche da Frostinox. E ammazziamoli perché così non ci rintracciano. Hanno un sacco di vita ma stanno morendo. Non ce ne sono più di un tot. Dai, c'è anche Luca.ex che ci aiuta. Ah. Vai. Ok. Vai. Ammazziamoli. Questo è l'ultimo. Aia. No, ce ne sono due laggiù. Sono gli ultimi. Morite, aspetta. Bella questa, Titanium. Non serve a niente, vi ammazzo tutti e due. Morite. Questo rimane a me. Schianta. Oh, non muore. Sta per morire, è morto. Abbiamo finito? Morto. Abbiamo fatto piazza pulita. Direi di andare a casa. Fraros, apri la porta. Apri la porta. Ma cos'è questo baccano? Apri la notte. Porta. Ma chi è? Sono io. Elia, ma quanto tempo è che non ci vedi? Mi devi ascoltare. Lui non ha fatto in tempo a seguirmi. Ma in che senso non ti ha fatto in tempo a seguire? Perché non ti deve interessare dove eravamo noi. No, ma scusami, abitiamo sullo stesso tetto. Quindi mi dovrebbe interessare il minimo. Beh, scusami. In teoria, però, in questo momento meglio di no.
Perché no? Non lo so, chiudi la porta intanto perché... Ma perché chiudi la porta? Deve entrare aria, dobbiamo fare circolare. Sì, se entra qualcun altro sai che cosa succede? Cosa succede? Questo, scusami. Questo succede. Loser? Sì, perché se diventeremo noi loser, perché... Ma scusami, è successa una cosa... Aspetta, che mo ti spiego. Stavamo io e Luca chiacchierando. Ci abbiamo la pula dietro. Ah, davvero? Sì. Vuoi saperlo un segreto? Cosa? Solo io la pula. Come? Ma perché succedono tutte a me? Prima è .exe pure te che mi spari? Ti denuncio, non mi toccare perché ti denuncio. Qui trovi la visione completa con cui puoi continuare la visione di questa fantastica serie. Qua trovi un video che può interessarti moltissimo e qua trovi il tasto iscriviti. Fai tu la scelta, ma resta su Game Time.